In queste settimane leggiamo continuamente notizie, sia vere sia false, su questi due temi, epidemie e sanità pubblica. Sono temi che da qualche tempo, prima della terribile epidemia di Covid-19 che stiamo purtroppo vivendo, sono parte della mia ricerca. Il focus della mia ricerca, infatti, sono le città port e le reti informative in età moderna. E un elemento che fin da subito mi ha colpito è stata proprio la centralità delle questioni sanitarie e il formarsi in queste città portuali del Mediterraneo di consapevoli politiche di controllo sanitario. La prima cosa che dobbiamo chiederci però è cosa vuol dire sanità pubblica. E quando parlo di sanità pubblica intendo il concetto generale e non le istituzioni. La sanità pubblica è la scienza e l'arte di prevenire le malattie, di prolungare la vita e promuovere la salute umana attraverso sforzi organizzati e scelte informate di società, organizzazioni pubbliche e private, comunità e individui. Le prime forme strutturate di questo tipo di concetto di prevenzione e cura delle malattie furono create proprio durante l'età moderna. Perché l'età moderna? Beh, le epidemie purtroppo, come vedete da questo grafico, hanno da sempre caratterizzato la storia dell'umanità, fino da quando possediamo i dati per, diciamo, calcolarle e contarle. Però, appena prima dell'inizio dell'età moderna e poi durante l'età moderna, abbiamo due eventi, due epidemie particolarmente devastanti, che segnano profondamente, la mentalità e la coscienza e la società, soprattutto inizialmente in Europa. Sto parlando innanzitutto della peste nera, che devastò il continente europeo nel XIV secolo. Le stime parlano di addirittura un terzo della popolazione europea morto a causa di questa terribile epidemia. Ora, la peste nera fu una peste che devastò l'Europa nel XIV secolo, la famosa peste di Boccaccio. Fu una peste che arrivò effettivamente attraverso il commercio. Arrivò nel settembre del 1347, trasportata da alcuni navigli genovesi che giunsero a Messina dal Mar Nero e portarono la peste in Europa. Ora, la peste devastava già da lungo tempo l'Asia, dove però nella popolazione si erano evidentemente formate misure protettive più efficaci e quindi era endemica ma non così devastante. In Europa ebbe un impatto, come abbiamo detto, tremendo, che però non si confinò al XIV secolo. Periodicamente, fino all'inizio del Settecento, la peste continuò a ritornare in Europa. L'ultima, nel 1720, ancora una volta, proprio sulle coste, in una città portuale, soprattutto Marsiglia. Nel mezzo abbiamo avuto la ben nota peste manzoniana di Milano, e infatti uno dei più violenti cicli di peste del XVII secolo fu quello italiano, mentre un altro violentissimo ciclo fu quello inglese, verso la fine del XVII secolo. Questo violento ciclo inglese si spiega anche con ragioni di mentalità politiche in un certo senso, perché effettivamente mentre tutto il resto dell'Europa, in particolare delle città costiere e portuali, erano andate sviluppando fra il XV secolo e il XVII una serie di misure che vedremo, l'Inghilterra restava fortemente avversa al concetto di quarantena, motivo per cui verso il finire del secolo fu colpita da questa terribile epidemia. Un altro fattore che spinse, diciamo, gli europei a riflettere in maniera più approfondita sul problema delle epidemie fu quello che viene comunemente chiamato il Columbian Exchange, cioè lo scambio messo in atto dal fatto che Colombo, alla fine del XV secolo, avesse raggiunto un nuovo continente americano. Come tutti sappiamo, Colombo non si è reso conto di questa sua, diciamo, scoperta, ma il suo arrivo in un nuovo continente portò un amplissimo scambio biologico. Questo enorme scambio biologico, queste nuove connessioni globali, ebbero un impatto devastante e senza precedenti. Perché se all'interno di questo scambio abbiamo sicuramente una serie di fattori estremamente positivi, come la diffusione di una serie di culture, quali la patata, il mais, che portarono anzi a un aumento della popolazione, a un miglioramento della dieta, o anche la diffusione di beni di lusso e di bevande che oggi sono per noi comuni, cioccolato, caffè, tè a livello globale, fu anche uno scambio di malattie. Uno scambio di malattie che interessò in realtà soprattutto il continente americano.
nel continente americano, dalla, diciamo, Eurasia e Africa, arrivarono una serie di malattie che vedete sullo schermo, in primis il vaiolo, che decimarono la popolazione nativa. Si stima che di fatto nel primo secolo di impatto globale subito dall'America il 93% dei nativi americani sia morto, e soprattutto a causa di devastanti epidemie delle malattie che vedete sullo schermo, fra le quali la più temuta era proprio il vaiolo. Ora, questo scambio globale di malattie ovviamente si riverberava sulle varie coste dell'Atlantico e del Pacifico e non toccava la sola America. E ancora una volta le più colpite da questa continua diffusione di merci, persone, idee, ma purtroppo anche patogeni, erano le città porto. Le città porto quindi furono fra le prime a riflettere sull'importanza del controllo sanitario. Erano i punti d'ingresso di merci e persone, quindi anche di malattie infettive. Così i primi veri e propri servizi di sanità, le prime magistrature preposte al controllo della sanità, le prime istituzioni sanitarie, si svilupparono in città portuali come Venezia, Marsiglia, Livorno e Trieste. Dovete però tenere conto che il loro obiettivo principale era prevenire la diffusione delle epidemie e proteggere il commercio, non curare le persone malate. Questo passo avverrà molto più avanti. Inizialmente, infatti, quando per esempio la Repubblica di Venezia, fra le prime, istituì una magistratura permanente per la salute, questa si dedicava soprattutto a prevenire la diffusione delle epidemie nel territorio veneto dall'estero. Cosa significa questo a livello pratico? Bene, significa che le misure adottate erano misure non di cura per le persone malate, ancora una volta va ribadito, ma di prevenzione e contenimento. Ora vedremo poi meglio cosa intendiamo. Perché effettivamente qual era il punto fondamentale di interesse di queste città porto? Come ho detto, era la difesa del commercio. Era far sì che non si diffondessero due gravi problemi, in primis le epidemie reali e secondariamente anche le false notizie. In moltissimi documenti veneziani del XVII e XVIII secolo si trova questa frase: la salute è l'anima del commercio, da intendere proprio in questi due sensi. Era importantissimo dare un'immagine di sanità della propria città porto, ovviamente perché le epidemie andavano evitate nel senso proprio, ma anche perché notizie false sulle epidemie potevano danneggiare seriamente il commercio. Questo è un aspetto che vedremo in maniera approfondita in un altro video, in un altro incontro, ma tenetelo presente, è molto importante. È molto importante perché con questi due obiettivi in mente, evitare le vere epidemie ed evitare le false notizie, le città porto svilupparono un sistema di controllo, come ho detto, non di cura, di controllo. Il loro sistema di controllo prevedeva in primis un sistema di patenti di sanità. Queste patenti di sanità erano fogli di carta, poi ne vedremo alcuni, per cui ogni nave che giungeva nel porto veniva ispezionata e riceveva una patente di sanità, che accertava che era una nave sana che poteva circolare liberamente. Qualora una nave mostrasse dei sospetti, marinai malati, marinai morti, veniva messa in quarantena, cioè l'equipaggio veniva confinato per 40 giorni sulla nave senza poter scendere. Passati i 40 giorni si andava a vedere cosa era successo. Se l'equipaggio era morto, pazienza. Se l'equipaggio era in salute, meglio. Questo era il senso di quello che dicevo, che quello che contava di più non era curare le persone malate, ma difendere la propria città e i propri commerci. Queste sono due patenti di sanità, due esempi del XVII secolo, una di Venezia e una di Genova. Questo sistema si diffuse ampiamente subito in tutto il Mediterraneo, mentre, come dicevo, in ambito inglese e nord-europeo si era un po' più restii a questo tipo di controllo e limitazione delle libertà di circolazione del commercio. La quarantena, quindi, poi era il sistema che seguiva le patenti di sanità. In caso di sospetto di malattia, cosa si faceva? Si faceva la quarantena. C'erano regole precise per la quarantena che circolavano fra le varie città porto. Ad esempio, questo è un regolamento in lingua tedesca che ho reperito a Trieste e che spiegava appunto quali regole andavano osservate per una buona quarantena. Per la città porto, quindi, era importantissimo tenere un record e avere informazioni precise sullo stato di salute delle navi che circolavano all'interno del loro spazio, proprio per dare anche questa immagine positiva di sé come luogo sicuro e immune da epidemie. Questo, ad esempio, è il registro del magistrato di sanità di Trieste, che teneva ogni anno un dettaglio molto preciso di tutte le navi in ingresso, del loro tipo, della loro provenienza, della loro nazionalità e del loro stato di salute, in modo poi da poter dimostrare appunto la propria sicurezza come porto.
Fino a questo punto, come avete visto, ciò che conta non è tanto la sicurezza delle persone, ma è la sicurezza dei luoghi, delle merci, dei commerci, dell'aspetto soprattutto economico. Nel Settecento qualcosa inizia a cambiare, soprattutto verso la fine del secolo, perché c'è un cambio di mentalità importante, come è noto, credo, a tutti. Il Settecento è il secolo dell'Illuminismo, il secolo in cui si afferma il valore del singolo, il valore dell'individuo, il valore dell'empatia dell'essere umano verso l'altro essere umano, e si afferma anche l'idea che l'essere umano abbia dei diritti, diritti a essere sicuro, diritti anche a essere curato e protetto dalle malattie. Fra i pionieri di questa nuova concezione c'è un medico e igienista di origine tedesca, Johann Peter Frank, che però era attivo all'Università di Pavia. Johann Peter Frank, oltre a essere professore di clinica medica all'Università di Pavia, al contempo era anche l'ispettore sanitario generale della Lombardia. Infatti, in questo suo ruolo, iniziò a introdurre delle importanti riforme anche per formare i nuovi medici. Ebbe successo e divenne poi direttore generale dell'Ospedale Maggiore di Vienna. Fu tra i primi a fondare l'idea della sanità pubblica come una vera scienza per proteggere l'essere umano. Le sue idee furono espresse in un ampio trattato in 9 volumi, Il sistema completo di polizia medica. Polizia medica era il termine usato da Frank per indicare quella che oggi noi chiamiamo appunto sanità pubblica o salute pubblica o igiene. Infatti era un trattato che toccava tantissimi temi, non toccava solo la prevenzione delle epidemie, ma toccava il problema dei servizi igienici pubblici, dell'approvvigionamento idrico, dell'igiene sessuale, del benessere materno e infantile, della sicurezza alimentare, fino ad arrivare anche alla prostituzione. Il sistema di polizia medica di Frank era stato scritto, lo dice lo stesso Frank, perché erano avvenute alcune rivoluzioni nel nostro globo che avevano portato a malattie nuove. Queste rivoluzioni, secondo Frank, erano rivoluzioni causate in buona sostanza da quella che noi chiamiamo la globalizzazione, che avevano portato una serie di conseguenze anche ambientali, fra cui il clima mutato, il taglio dei boschi, i danni di una numerosa coabitazione, quindi una popolazione che cresceva sempre di più, e lo stretto commercio tra popoli tra sé diversissimi, quindi i continui scambi, i continui incontri. Per questo era stato necessario creare una nuova scienza, che lui chiamava polizia medica, una scienza che doveva essere universale per tutti, che doveva proteggere tanto gli uomini quanto gli animali. Come vedete, la prospettiva di Frank è veramente molto diversa da quella iniziale che abbiamo visto delle città a Porto. Il primo banco di prova per queste nuove misure globali, per questa nuova idea di sanità pubblica e per la circolazione delle conoscenze scientifiche fu nel XIX secolo, la prevenzione del vaiolo. Il vaiolo, infatti, era l'unica malattia per la quale già in età moderna, già verso la fine dell'età moderna, abbiamo lo svilupparsi di un metodo di prevenzione specifico e altamente efficace. Prima l'inoculazione, meno efficace effettivamente, e poi il vero e proprio vaccino. Anche di questo parleremo in maniera più approfondita in un prossimo incontro. Grazie per l'attenzione.